Ciao, Hare Krishna. Hare Krishna è un saluto indiano, vuol dire Hare Krishna, energia maschile e femminile, la divina energia femminile, la divina energia maschile insieme come una coppia. Faccio vedere un'immagine come la rappresento in India, Radha e Krishna. Faccio vedere un quadro, un'immagine. Quindi Are Krishna è un saluto. Che libera la mente, perché nella lingua dei Deva, dei pianeti superiori, è un mantra. Molti pensano che una frase, ho visto sui giornali, una frase ripetuta spesso è un mantra. No, è un'affermazione. Mantra è in sanscrito. Allora, arriviamo al tema di oggi che mi interessa: mangiare, dormire, riprodursi, difendersi. Chi è che vive così? Gli animali? Sono degli spiriti incarnati in corpi dove si svegliano e devono pensare, hanno dormito, si svegliano la mattina, mangiare, hanno la giornata per procurarsi da mangiare. Poi si riproducono, sono corpi organici, biologici, programmati per riprodursi. Quindi i gatti fanno i gatti, i cani fanno i cani, gli esseri umani fanno gli esseri umani. Difendersi. C'è chi si difende volando, nuotando, correndo o combattendo gli animali. Ma gli umani sono diversi, perché nel corpo umano ci sono delle capacità in più. Queste capacità in più cervello umano però può anche essere squilibrato allora cosa succede che c'è persone che soffrono perché mangiano troppo e male l'animale quando ha mangiato male digiuna accetta magari solo dell'acqua ma sta fermo e digiuna la maggior parte degli abitanti di questo pianeta non soffre di cattiva nutrizione. Sono circa 800 milioni sotto miliardi che soffrono perché non hanno abbastanza nutrimento, soffrono la fame o un'alimentazione scarsa. La maggior parte degli abitanti umani di questo pianeta non sanno mangiare, mangiano cibi che fanno male, quindi, mangiano altri animali, che però la carne non può essere. Qualcuno mi dice: eh, ma che gli animali sono carnivori, ma loro sono strutturati per essere carnivori. Noi, no, gli esseri umani cucinano la carne, non è che la mangiano cruda, non è che sbranano. I cani, molti animali, perché hanno il muso allungato per, per prendere la carne e strapparla da, da un altro corpo? Quindi la maggior parte delle persone. Mangia quantità sbagliata e qualità, quindi consiglio un'alimentazione regolare, biologica, vegana, vegana è importante dormire. Molti non, non dormono abbastanza, quindi non sanno rilassarsi. Se voi vedete un cane, un gatto, perché sono animali che si vedono abbastanza facilmente, come dormono, sono completamente rilassati. Anche i bambini, quando non sono, boom, cadono o sulla poltrona o sul divano o per terra o in braccio, dormono. Gli adulti non sanno dormire bene perché respirano male se non riesci a dormire respira di pancia di pancia eh? così su e giù su e giù non respirare di, di polmoni di pancia su e giù a ah, soffietto non così riprodursi la maggior parte degli esseri umani non sanno riprodursi per cui Molte persone, esseri umani che vediamo, sono effetti collaterali di un rapporto sessuale. In pratica nascono sì i figli, ma non erano stati desiderati, non erano stati voluti, non erano stati programmati. Sono come degli incidenti, degli effetti collaterali. Difendersi. Uno deve difendersi quando viene attaccato. La maggior parte dei soldi, le nazioni varie, li spendono in armamenti, non nella salute, nella cura del suolo, no. Ho visto delle foto agghiaccianti di contadini vestiti come astronauti che spruzzavano sui campi, ma perché? Perché spruzzavano sostanze tossiche. Quindi bisogna imparare che noi come esseri umani dobbiamo imparare a mangiare meglio, dormire meglio, riprodursi in modo consapevole e difendersi, ma da che cosa? Allora ti puoi difendere da un temporale, da un'alluvione, da un terremoto, ma perché devi uccidere per difenderti da altri esseri? viventi umani. Quindi mangiare, dormire, riprodursi, difendersi negli animali segue come un, un ritmo che potremmo chiamare naturale, no? ma negli umani no. Ci sono degli umani che uccidono per il gusto di uccidere, torturano, violentano per il gusto di... Mangiano per il gusto di mangiare e si fanno male. Si fanno male. Però cosa succede? Non so se è successo a voi. Ogni volta che sono andato da un medico nel corso dei vari decenni non mi hanno mai chiesto cosa mangi, come stai. Eh, ma tu stai, come mangi, come respiri, come ti muovi. Non mi hanno detto cammini abbastanza, mangi il cibo giusto, dormi regolare. No, cosa c'è che non va, rimediamo. Quindi meditare su questi quattro aspetti che sono animali, riguardano i cinque sensi, è che la maggior parte, lo ripeto, lo ripeto, la maggior parte degli esseri umani non sanno mangiare, quindi quantità-qualità, non sanno dormire bene perché respirano male, si riproducono male perché in realtà volevano solo avere rapporti sessuali. Non è sbagliato avere la poliedra sociale, ma se vuoi avere un figlio, devi meditare sulla qualità del figlio che vuoi avere. E difendersi, sì, ci possiamo difendere dalle cariche batteriche, dal vento, dalla pioggia, dai terremoti, dagli alluvioni, dallo tsunami, ma perché difendersi da altri esseri umani? Cerchiamo il dialogo, cerchiamo di comunicare. Adesso se vuoi mi trovi su Facebook, Giorgio Cerquetti ti ama, è un gruppo aperto a tutti e spesso mh, ricevo delle comunicazioni che metto delle citazioni da questo libro, crea un buon karma. Non lo trovi, questo è un libro che ho fatto stampare io, non lo trovi in libreria, quindi se lo vuoi, questo e anche altri libri. Puoi scrivere qua e ti do questo. Questo qui contiene mille, mille sutra, sutra in, in oriente, in India, sutra vuol dire sutura italiano viene da sutra, una frase, un insegnamento di 3-4 righe massimo, 5, cioè breve, no? In italiano si dice un verso, un verso, sutra. E questo qui è una guida spirituale, tu puoi aprire e leggere. Leggo la 423, sono mille, eh? tra il dire e il fare ci sei di mezzo tu, dicono il mare, invece ci sei tu. Tra quello che dici e quello che fai ci sei sempre tu. Riunisci pensieri, emozioni, parole, azioni in un preciso obiettivo armonico. Essere felice in mezzo a persone felici. Quindi se tu vuoi essere felice devi cercare persone compatibili con il tuo livello di felicità, che potrebbe essere vivere in modo sciolto, naturale, vivere in pace. Vivere in pace. No? È importante, è importante apro ancora vediamo cosa viene fuori sia 967 siamo creatori eterni siamo stati bastonati, repressi, indeboliti e minacciati da una cultura autoritaria che da millenni domina il pianeta. In genere questi dominatori sono di sesso maschile, autoritari, patriarcali, maschilisti. Possiamo creare in base al nostro livello di coscienza. La coscienza bassa riesce a stento a mantenere il corpo perché la coscienza ha perso la visione della sua naturale capacità creativa, che è caratteristica di ogni spirito eterno. Ricreiamoci liberando la nostra vera natura, liberando la nostra vera natura che è spirituale, eterna, mai nata, mai morta, liberandola da cosa? Da coercizioni, obblighi e doveri inutili. Perché qui ho messo crea un buon karma? Ho messo questo simbolo che è chiamato il Tao, che rappresenta l'energia maschile e femminile. Però all'interno del femminile c'è sempre un po' di maschile, all'interno del maschile c'è sempre un po' di femminile, c'è cioè, il cioè collegamento. E sono uguali, eh, ruotano. Questo avviene dentro la cellula, dentro l'atomo, dentro la galassia, una rotazione continua. Ma questo è chiamato il Tao, ma in italiano Tao non vuol dire niente. Tao vuol dire la via, il viaggio, la vita. Quindi la vita è una via che non ha avuto inizio e non ha fine, è un viaggio che non ha avuto inizio e non avrà fine, è un viaggio dove nell'infinito presenta. Quando a un certo punto Einstein... Intravede che c'è la quarta dimensione: il tempo. Qualcuno è andato più avanti. Ha detto che le dimensioni sono 11. Io dico che le dimensioni sono infinite, però sono tutte coesistenti. È come spiegare un grattacielo di 100 piani a uno che non ha mai visto una casa superiore di un piano. Così sì, 100 case uno sopra, ma come fanno? Non crollano, non pesano. No, sono costruite in modo 100 appartamenti si chiamano, 100 piani, 100 case da un piano. Quindi è molto importante. Allora, se vuoi il libro, ripeto, mi scrivi, i soldi vanno in beneficenza. Grazie.